Nella riunione del 21 dei Caimani, del 21 di gennaio, tra gli altri argomenti, riprenderemo anche quello croce edilizia dei penny stock, cioè dire dei titoli che costano pochi dollari. In realtà penny stock significa titoli che costano meno di un dollaro. E torneremo appunto su questo argomento rigorosamente sui titoli che costano meno di un dollaro. E qui nella parlata che segue riferisco del perché siano così interessanti i penny stock autentici, perché da pochi centesimi. Non è difficile, se il titolo è stato individuato bene, non è difficile andare a molti dollari, no? Per cui il potenziale di profitto dei penny stock è altissimo. E ho deciso di farlo in due versioni, questo rinnovato interesse per i penny stock. Una è la versione che presenterò appunto il 21, che è la versione, diciamo, chiamiamola pro, nel senso che si danno tutte le indiche, gli script per fare da sé, no? Cioè dire per individuare da sé quelli che sono i penny stock, cioè dire fare quello che si fa normalmente su tanti altri su tante altre classi di titoli, no? Però ho deciso di fare anche una newsletter light, da inviare tutte le settimane, in cui c'è una selezione, in cui faccio una selezione di questi penny stock. E qui adesso segue la presentazione generale di quello che dirò il 21, dopodiché seguirà una presentazione semplice invece anche della newsletter, cui è possibile abbonarsi separatamente. Di penny stocks, in questi anni ci siamo occupati parecchie volte. Perché tutto questo interesse per il penny stock, cioè l'azione che costa pochi dollari, perché costa, in teoria costa meno di un dollaro. In realtà poi noi ci siamo sempre fermati alla richiesta di titoli che costavano pochi dollari, no? 1, 2 dollari, 5 dollari. Perché tutto questo interesse sui titoli che costano poco? L'interesse non è tanto nel fatto che, diciamo, si investe poco, perché in realtà poi è inutile investire 50 dollari, no? Cioè il guadagno poi non esiste. Per cui comunque in ogni caso poi si va a investire 500, 1000 dollari come minimo, insomma. Quindi non è quello il motivo. Il motivo è che un titolo che costa un dollaro, beh, andare a 10 dollari non è una grande impresa, no? Cioè basta un po' di movimento di mercato ben fatto e va a 10 dollari, però uno ha decuplicato il proprio capitale. Mentre invece per un titolo che costa 100 dollari deve andare a 1000 dollari per decuplicare. Questo è già più complicato, no? Più difficile, insomma. In teoria no, in teoria tutto può essere, in pratica no, in pratica i titoli che devono arrivare a 1000 dollari, che arrivano a 1000 dollari sono molto pochi, no? Devono essere dei titoli veramente fuori serie, insomma. Allora, questa volta io voglio però invece che nel passato, contrariamente a quel che abbiamo fatto nel passato, voglio trovare nuovi titoli che costano davvero meno di un dollaro. Per cui sì, eccolo qua. Questo Lannet, LCI, come ticker, ha una configurazione rialzista ben fatta. E a questo punto possiamo benissimo fare i calcoli che facciamo di solito, e dei quali sicuramente avete gli script. Se per caso non li aveste, chiedetemi che ve li mando.
vale 0,86 dollari, lo compriamo fino a 1,05, ne compriamo 526, mettiamo uno stop loss di 1,17 dollari, scusate, di 0,17 dollari sotto il prezzo di acquisto, e un take profit, nel caso lo adoperiate, di 0,49 0,46 0,44 dollari. Ecco, ripetiamo allora, il 21 la riunione dei caimani, parlerò diciamo dei penny stocks veri, quelli al di sotto di un dollaro, e consegnerò ai partecipanti gli script in due versioni, una versione più leggera e una versione molto più strong, per individuare i titoli, perché poi ognuno se li individui da sé per i fai da te, no? E poi però ho approntato anche una newsletter settimanale in cui viene individuato un titolo, viene suggerito un titolo ogni settimana nella versione light, eccetera, il numero di titoli, eccetera, eccetera. E a questa newsletter settimanale è possibile abbonarsi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi aspetto ora che mi facciate delle domande e che mi diate, se vi fa piacere, a me faranno molto piacere, se mi diate dei suggerimenti. Grazie, a presto.